Grazie Enrico. Invece una persona è una scrittrice che non ha bisogno solo del contatto fisico per uccidere, ma uccide col coltello, uccide con la pistola, insomma uccide in qualsiasi modo, ma se c'è una cosa che non uccide è la passione che si mette nel leggere le sue storie, è sicuramente, e non ha bisogno di presentazioni, Alda Teodorani. Alda Teodorani che compare qui sul tavolo in un'antologia che è Il mio vizio è una stanza chiusa, ma che del giallo Mondadori e non solo è ormai una firma storica. Ricordiamo ad esempio c'è anche Anime Nero Reloaded e c'è anche, ma non è più presente fisicamente con noi, un tuo volume che è uscito nel giallo Mondadori Presenza che era I Sacramenti del Male. Ecco, I Sacramenti del Male sarebbe poi quello... secondo me è uno dei tuoi più lavori più interessanti, un lavoro molto particolare, e vorrei appunto che tu ci parlassi di come costruisci le tue storie e di come riesci sempre a creare una suspense incredibile. Allora, ogni volta, devo dire, ogni volta è un'esperienza diversa, anche perché io sono molto annoiata dagli scrittori che scrivono sempre le stesse cose. È un discorso che si fa ogni tanto, noi lettori lo facciamo, no? Diciamo, quello sì mi piaceva, però poi scrive sempre le stesse cose, non ne posso più. E quindi questo è un discorso che io ho sempre cercato di evitare. Infatti ogni libro che scrivo è una storia molto diversa dalle altre, tu da lettore probabilmente ne hai fatto l'esperienza. Stamattina riflettevo su questo perché mi sono accorta che ci sono persone che se trovano un escamotage, una frase particolarmente simpatica o bella, poi la mettono un po' dalla semina, un po' dappertutto lungo un medesimo libro. Io invece pensavo questa cosa, che praticamente queste cose così indovinate ad effetto non l'ho mai usato più di una volta, non le ho mai scritte, e questo è solo per darvi un'idea di quella che è la mia concezione della scrittura. Cioè io parto dal presupposto che chi legge un mio libro in teoria abbia letto anche gli altri o voglia leggere anche gli altri, per cui voglio che ogni volta che apro il mio libro sia una nuova esplorazione, sia un nuovo viaggio all'interno di una zona completamente sconosciuta. Ed è per la domanda? Ho una domanda. C'è un fil rouge che collega un po' sia tutti i tuoi racconti e anche i tuoi romanzi. È una cosa un po' ambigua, o almeno magari l'ho vista solo io. Tu quasi la metà oscura, diciamo, dei personaggi la culli fino a un certo punto, poi questa metà oscura prende il sopravvento in maniera del tutto improvvisa e inaspettata. Tu da scrittrice come ti rendi conto che la bestia sta per uscire? Non lo so, guarda, io sono... non sono mai stata metodica nella scrittura e credo che questo sia stato un problema più che per i lettori, per me stessa, nel senso che se avessi avuto un metodo di scrittura avrei scritto di più, avrei avuto una produzione maggiore, probabilmente anche qualcosa di più ordinato in quello che ho fatto. Questo non ne sente la mancanza nessuno, quindi non la devo sentire nemmeno io, però di fatto quando mi si chiede come mai faccio determinate cose, in realtà io non lo so. Non lo so, però quello che so è che lo hanno detto tutti gli autori, non sono solo io a dirlo, quindi se siamo molti autori, diciamo, possono soffrire della stessa sindrome, della stessa pazzia di cui soffro io, e cioè loro addirittura, c'è stato chi ha detto, autori celebri, che i suoi personaggi si muovevano mentre loro non c'erano, loro non stavano scrivendo, e quando tornavano a scrivere i personaggi avevano fatto le loro riunioni. Alice Walken per esempio lo diceva, e fanno le cose per conto loro. Io non l'ho mai detto e non è vero questo, però sicuramente Stephen King e tanti altri scrittori che non lavorano molto con le scalette, come in effetti non faccio io, hanno detto che la scrittura è qualcosa che ti viene dal profondo, sempre per nominare questo profondo, scusatemi ancora una volta, però è come un flusso di coscienza, per cui in realtà tu non hai la consapevolezza di quello che stai scrivendo, sei in contatto con qualcosa
che forse tu stesso nemmeno sai dove si trova, e credo che molti autori siano da quelle parti, o quantomeno abbiano visitato quella zona, appunto, che tu definisci. Quella metà oscura non è solo dentro ai personaggi, ma anche dentro di noi. Ci sono tutti gli indizi, in realtà è un bel percorso, è come quando andiamo per strada, sappiamo benissimo che se qui uscendo dall'isola Tiberina a piedi andiamo a destra, andiamo verso San Pietro, se andiamo a sinistra andiamo verso la piramide, non c'è niente di che, cioè sono le scelte che facciamo durante la vita che ci portano in una determinata direzione. Però una volta che hai preso quella strada, come a Roma, tu hai la fortuna di non guidare a Roma, però noi che abitiamo a Roma lo sappiamo, una volta che hai preso quella strada non ne esci più, cioè non puoi più tornare indietro, ti devi solo raccomandare che prima o poi ci sia una strada che gira, e che capita molto molto raramente. Poi tra parentesi, pare che questi scrittori che scrivono in automatico abbiano tutte le fattezze di Jack Nicholson e riempiono le pareti di casa con la frase "il mattino l'oro in bocca". Esatto. Tu mi confermi. Ma invece vorrei che tu poi ci parlassi, prima di cedere la parola agli altri autori, del tuo prossimo romanzo, a cui Genesi io conosco molto bene, però vorrei che ce lo introducessi tu. Poi se tu mi aiuti con qualche intervento. Allora, circa un anno e mezzo fa, direi più o meno, Sergio Altieri mi ha proposto di scrivere la novedì session di una sua sceneggiatura. E questa sceneggiatura si chiama Il margine del labirinto. Io ovviamente ho accettato entusiasticamente, perché Sergio Altieri io l'ho conosciuto nel 1990, era il primo racconto che scrivevo, e era un racconto per un'antologia, guarda caso, di Mondadori, per la quale non ho più scritto poi per altri quasi 20 anni. E in questa antologia, che si chiamava all'epoca Nero Italiano, era anche una collana Mondadori, c'era anche un racconto di Sergio. Io, andando a Cattolica, io abitavo a Massa Lombarda in provincia di Ravenna, quindi sono andata col trenino, sono andata a Cattolica al Misfest, ho incontrato tutta la gang dell'epoca. Alcuni autori che avevano fatto dei racconti per quell'antologia, alcuni hanno continuato a scrivere, c'era Sergio Altieri, c'era Stefano Di Marino, c'era addirittura De Cataldo, l'autore di Romanzo Criminale, e credo che fosse uno dei suoi primi racconti quello che compariva in quell'antologia. Altri non li ho più sentiti nominare, mi pare ci fosse addirittura anche Cinzia Tani, che anche lei è un'attrice di Roma, e ho conosciuto così Sergio, e ci siamo risentiti, rivisti, ripersi di vista, però sempre con grande simpatia, per cui quando mi ha detto che è diventato il direttore del giallo nel Mondadori, io spontaneamente, con grande gioia per un amico che è riuscito a fare qualcosa di molto bello, secondo me lo era, molto faticoso ma molto bello, e quindi quando lui mi ha chiesto, e poi l'ho conosciuto come autore, ho letto i suoi libri, quando mi ha chiesto di fare questo lavoro sulla sua sceneggiatura, io ho accettato con grande piacere, anche perché era una cosa che io avevo sempre desiderato fare. Scrivere il libro, il romanzo di un film, anche se questo film non è mai stato realizzato, però io quando ho letto quella sceneggiatura è come se avessi visto il film. Sì, assolutamente, una sceneggiatura scritta da Sergio Altieri negli anni 80 per Dino De Laurentiis, l'epoca in cui Sergio lavorava a Hollywood, gli anni in cui uscivano Silent Rig e tutti le sue sceneggiature per ottimi film, e questa particolare sceneggiatura che potremmo definire un thriller psicologico, anche perché la psicologia è centrale, vero, nella sceneggiatura, quindi penso lo sarà nel romanzo. E Sergio stesso diceva: non vedo scrittrice più appropriata a portare questa storia al di là dei confini di una sceneggiatura di Alda Teodorani. Il romanzo uscirà a breve e ne avrete presto notizie sia sul blog del Giallo Mondadori che sul blog Mondadori. Un'ultima cosa, solo per finire il discorso del margine del labirinto, questo libro che io ho terminato
e è stata l'occasione per riprendere a scrivere dopo tanto tempo, anche se nel frattempo avevo scritto il racconto per Il tuo vizio è una stanza chiusa, ispirandomi proprio a Shining e a Jack Nicholson. Era lui che pensavo quando ho scritto quel racconto, non so se te ne sei accorto. Di Altieri io ho cercato di assumere il ritmo, era una cosa molto 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 scarna, quindi ho cambiato completamente l'ambientazione, perché era un'ambientazione americana, quindi questa storia l'ho portata in Italia. Ho fatto un lavoro grande di rendere Roma una grande città metropolitana con tante realtà diverse, come in effetti è, anche se non vogliamo mai ammetterlo, però abbiamo veramente degli influssi da tutto il mondo, e questo io lo sento molto. E ho lavorato molto sulle sue atmosfere. Il labirinto è il labirinto della mente. Io sono scesa ancora più in profondità, quindi sono andata a cercarmi tutti i riferimenti junghiani, per cui questo labirinto in realtà diventa una casa con gli scalini, e ho usato molti simboli di Jung, che è un autore che io adoro. E poi ho lavorato molto sui caratteri dei personaggi e anche sull'intermedialità, cioè ho messo dentro come vero che noi viviamo molto su multi, tutti noi siamo molto abbiamo molti media a confronto nella nostra vita, siamo multitasking, come si dice adesso, e quindi questo è il lavoro che ho fatto con grande piacere per Sergio.